Ben ritrovati amici interisti, io sono Simone Frizza, redattore di PassioneInter.com e siamo qui oggi con il consueto appuntamento mattutino con la rassegna stampa podcast, nel quale leggeremo e commenteremo insieme i quotidiani sportivi in edicola oggi. Quotidiani che oggi pongono il focus, come normale che sia, sulla conferenza stampa tenutasi ieri con protagonisti Antonio Conte e Beppe Marotta. Conferenza molto attesa, nella quale si sono trattati diversi temi, in particolare i nuovi dettami non solo tecnici ma anche comportamentali del nuovo tecnico, ma anche tutti gli aspetti legati al mercato con le situazioni di Cardinal e Ngolan che hanno creato il maggior interesse. Per quanto riguarda la nuova filosofia di calcio di Antonio Conte, i concetti sono stati piuttosto chiari. Il mister non vuole porre limiti, non vuole dare la possibilità di avere degli alibi. Testa bassa e pedalare sono stati i concetti fondamentali chiariti dal tecnico. E nonostante riconosca il gap piuttosto ampio che c'è fra la sua Inter e la Juventus e il Napoli, vuole puntare al massimo, vuole puntare al primo posto e ci proverà con tutte le sue forze. Il focus è stato poi posto sulla squadra. Conte ha ribadito più volte come il suo obiettivo è quello di creare un gruppo unito e coeso. E il concetto chiaro e fondamentale che ha trasmesso è stato quello che prima dei calciatori forti lui vuole avere degli uomini forti. E questo concetto chiaramente si ricollega poi alla vicenda Icardi e Nainggolan. Il legame non è stato esplicito, però risulta abbastanza palese come la scelta di estromettere dal progetto i due calciatori sia motivata soprattutto da questo concetto. Anche il discorso legato al nuovo ruolo di Ivan Perisic, che con tutta probabilità giocherà come esterno nel 3-5-2 del tecnico, si lega a doppio filo con questo discorso degli uomini prima dei calciatori. Il paragone che è stato azzardato da qualche giornalista presente con la figura di Samuel Eto'o nell'anno del triplete, da Conte non è stato visto in maniera del tutto fuori luogo. Il tecnico ha però precisato che per riproporre quella tipologia di giocatore sarà fondamentale che Perisic metta il noi davanti all'io. Leggera frecciatina poi tirata anche da Conte per quanto riguarda il discorso dei top player, in quanto Marotta ha detto che il top player della nuova Inter sarà proprio lui, mentre l'allenatore ha dribblato dicendo che invece i top player andranno presi e andranno schierati in campo più che in panchina. Qualche discorso anche poi a livello tattico con Conte che ha confermato la sua scelta di partire con la difesa 3, ha nominato diversi difensori che faranno parte del suo progetto al di là dei tre titolari che sono Skriniar, De Vrij e Godin, e tra questi spicca in maniera evidente l'assenza di Miranda. Sono stati citati Ranocchia, D'Ambrosio e Bastoni, mentre il centrale brasiliano non è stato neanche preso in considerazione. Motivo per cui è facile pensare che per lui si cercherà una nuova destinazione. La Gazzetta dello Sport propone poi anche un pezzo focus sul nuovo preparatore atletico della squadra, arriva dal Real Madrid, si chiama Antonio Pintus e viene definito come il sergente. La Rosea ripropone anche una testimonianza di Fernando Morientes che in passato lo descrisse in questa maniera: è simpatico, è gentile, ma è anche un po' sadico. Il mio peso forma è sempre stato di 83 kg. Pintus in 3 settimane mi fece scendere a 79. Non ho mai avuto tanta fame come in quel periodo al Monaco. Il pezzo è molto interessante, descrive appieno la figura del nuovo preparatore atletico agli ordini di Antonio Conte e vi consiglio di leggerlo. Tornando poi sul tema mercato, che in queste settimane è chiaramente il più caldo, per quanto riguarda il futuro di Cardinal Ngolan, Marotta è stato chiaro: la Juventus non si è mai presentata per provare a comprare Icardi. Si è parlato diverse volte di uno o anche più incontri avuti da Wanda Nara, la sua moglie agente, e Paratici, il direttore sportivo della Juventus. Marotta ha detto che non ci sarebbe motivo di nascondere questi incontri alla società, in quanto qualora una squadra volesse Icardi non dovrebbe far altro che presentarsi all'Inter e provare a negoziare il trasferimento. Nainggolan ha invece scartato l'ipotesi cinese, preferirebbe rimanere nel calcio europeo e per lui, vista la difficoltà di piazzarlo a titolo definitivo evitando la minusvalenza, è aperta anche l'ipotesi di un prestito. Per quanto concerne invece il mercato in entrata, oggi Marotta sarà in Lega e avrà modo di incontrare sia il presidente del Cagliari Giulini che la dirigenza della Roma, e questo chiaramente infiamma nuovamente le piste che portano Nicolò Barella e Edin Dzeko. L'Inter vorrebbe chiudere il prima possibile, si ritiene più ottimista per quanto riguarda l'affare legato al centrocampista italiano rispetto a quello legato all'attaccante bosniaco, anche se la distanza fra la domanda e l'offerta in entrambe le trattative è ancora piuttosto ampia. Tornando poi al capitolo difesa, Conte crede molto in Bastoni, che in questo momento è in vacanza dopo aver disputato la competizione con la nazionale Under 21. Il giovane italiano prenderà il posto di Miranda, che come detto in precedenza lascerà l'Inter. Passando poi al Corriere dello Sport, il focus è posto ancora naturalmente sulla conferenza di ieri e sul
sul calciomercato. Si parla anche qui di Dzeko e di Barella, in particolar modo per quanto riguarda l'attaccante bosniaco viene scritto come l'Inter lo vorrebbe subito, ma non disdegnerebbe anche l'ipotesi di portarlo a Milano a parametro zero tra un anno. Inoltre viene ipotizzato anche lo scenario dell'inserimento di Miranda nella trattativa, che come detto poco fa è in uscita, su di lui c'è anche qualche club cinese, ma l'ipotesi di inserirlo nella trattativa per arrivare a Dzeko con la Roma potrebbe diventare realtà. Si attende poi a breve un faccia a faccia personale fra Antonio Conte e Icardi e poi fra Antonio Conte e Nainggolan. Il tecnico non farà altro che ribadire la posizione già espressa anche pubblicamente dalla società e, secondo il Corriere dello Sport, i due verranno coinvolti negli allenamenti con la palla e nella parte atletica, ma potrebbero essere esclusi sia dall'amichevole di domenica prossima con il Lugano che da tutte le sedute dedicate alla parte tattica. Tutto Sport invece propone un approfondimento legato alla figura di Ivan Perisic, che rimane quella un po' più intrigante e controversa del nuovo 3-5-2 di Conte. Il suo ruolo è ormai chiaro, sarà quello di esterno nel centrocampo a 5 tutta fascia, un ruolo nel quale Perisic va del tutto ritrovato e va testato, in quanto ormai è da diversi anni che giocava esterno nel 4-2-3-1 con compiti quindi più offensivi. Nel nuovo modulo invece di Conte dovrà fare molta attenzione anche alla fase difensiva. Il quotidiano torinese a questo proposito cita anche il nome di Emerson Palmieri dal Chelsea come possibile sostituto del croato in caso quest'ultimo deluda. L'esterno italo-brasiliano è già stato allenato da Antonio Conte, conosce già i suoi dettami tattici e potrebbe quindi sbarcare a Milano nel caso in cui il 44 croato non convinca del tutto nel suo nuovo ruolo. In quella posizione è monitorato anche Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United. Potrebbe arrivare a Milano non prima però di aver ceduto Dalbert e potrebbe essere un'ulteriore alternativa per la fascia sinistra. Nel frattempo in queste ore si sta definendo al 100% l'affare che porterà Yann Karamo al Parma, l'Inter incasserà circa 12 milioni di euro. Nel ritiro di Lugano, continua Tutto Sport, sono stati convocati praticamente tutti gli esuberi, sono presenti Icardi, Nainggolan, João Mario, Borja Valero e tutti gli altri, manca solo Miranda che, pur essendo un esubero, non è stato convocato in quanto in vacanza dopo aver disputato la Coppa America. Per Conte in questa prima settimana di lavoro ci saranno veramente pochissimi attaccanti disponibili, anche Lautaro è in vacanza dopo la Coppa America esattamente come il collega brasiliano. Disponibili oltre a Icardi e Politano ci sono Longo, rientrato dal prestito alla Cremonese, e i giovani Vergani ed Esposito, blindato pochi giorni fa dal rinnovo di contratto fino al 2022. Infine ecco nuovamente il focus sulla vicenda Juventus, con Icardi e Wanda che apprezzerebbero la destinazione, permetterebbe loro di rimanere in Italia, di non distaccarsi neanche troppo dalla Milano nella quale vivono attualmente, e il quotidiano torinese afferma come la Juve stia solamente attendendo il momento giusto per sferrare l'attacco decisivo sul 9 argentino. Al momento, è stato ribadito anche ieri dalla Di Marotta, lo scambio tanto chiacchierato con Paulo Dybala è stato definito come utopia. Mercato che quindi potrebbe infiammarsi in queste ore con tante trattative in ballo sia in entrata che in uscita, rimane comunque attiva anche quella su Romelu Lukaku, che è stato convocato dalla Manchester United per la tournée australiana che prenderà il via tra pochi giorni. Il centravanti belga sperava di non essere convocato dal tecnico dei Red Devils, anche se non si aspettava nessun tipo di decisione diversa. L'obiettivo dell'Inter rimane primario e rimane appunto portare a Milano Lukaku. Probabilmente la trattativa subirà un'accelerata decisiva nel momento in cui Icardi lascerà a Piano Gentile, si trasferirà o in Italia o all'estero. Sono tante le voci che lo vorrebbero anche al Napoli, Napoli che nelle ultime ore sembra addirittura pronto a recapitare un'offerta ufficiale di 60-65 milioni di euro per il cartellino di Icardi e di 7 milioni e mezzo l'anno allo stesso giocatore per d'ingaggio. Ad ogni modo, per queste e tutte le altre trattative vi rimando al nostro sito passioneinter.com, nel quale proponiamo anche un live mercato costantemente aggiornato 24 ore al giorno, che vi potrà dare modo di avere un quadro generale della situazione e delle trattative che con l'andare delle ore e dei giorni si infiammano e si definiscono. Possibile anche un'accelerata, come detto durante questo podcast, sia per la trattativa legata ai Dzeko che per Barella. Le prossimi giorni potrebbero essere decisivi, entrambi i giocatori spingono per il trasferimento a Milano, le loro squadre fanno un po' di resistenza, ma l'impressione è quella che alla fine per entrambi si riuscirà ad avere la fumata bianca. Per questa e tutte le altre notizie di mercato, come detto, vi rimando al nostro sito www.passioneinter.com. Vi invito a seguire anche tutti i nostri profili social, Facebook, Instagram e Twitter, in modo tale da rimanere sempre costantemente aggiornati sulle notizie di mercato e non solo della nostra Inter. Anche per oggi quindi è tutto, vi do appuntamento nel pomeriggio con Passione Inter Talk, il podcast nel quale si tratteranno tutti i temi più caldi della settimana, e anche domattina con il nuovo appuntamento con la rassegna stampa podcast. Per oggi quindi è tutto, sempre forza Inter!